Allora, lì c'è un'altra città, però non mi sembra raggiungibile, forse non da questo lato. O comunque se non è una città, è una zona da visitare. Speriamo che possiamo farlo da questo lato. Sì, perfetto. La palude Taopo. Oh, brutto posto questo. Non un posto dove farci le vacanze, insomma. Blup. Gesù, che fine orribile. Però... Oh, calmo. Allora, puoi camminare dove ci sono le bolle. Se finisci in fondo, torni indietro. D'accordo, allora. Ma io posso... Scusami, è solo curiosità. Posso usare ciclone? Allora, lo immaginavo. Sapevo benissimo che sarebbe andata a finire così. Però, per giusta prova, ho dovuto farlo. Allora, e qui c'è un'entrata. Qui, secondo me, sugli altri due muri... c'è nulla. Non che mi aspettassi nient'altro, eh. Andiamo dentro. La palude Taopo. Oh, buongiorno. Qualcosa è sepolto qui, ma non posso scavare con le mani. Ma va? Te, abbiamo la pala apposta. E abbiamo trovato un'altra pietra lacrima. Siamo tutti molto contenti. Allora, qui dobbiamo farlo pianino, perché non sapendo dove sono le bolle... esatto. Devi farti il giro per lungo. Che schifo però. Oh, calmo. Però scusami, se... Ah, se stai fermo non succede nulla, ok. Ok, calmi. E di qua... Ah, di poco. No! Che palle. Ce l'avevamo quasi fatta. Però forse in realtà è fattibile. Ho solo sbagliato io i movimenti, secondo me. 3, 2, 1. Psst, no, ci arrivi proprio a pelo. Niente, peccato. Dunque, vediamo se da questo lato c'è qualcosa. Sì, c'era la cesta, perfetto. Con un biscotto, vabbè. Buttalo via. Torniamo nella melmaglia, vediamo. Vabbè. Vediamo dove finiamo. Ecco qua. Allora, di qui non mi sembra ci sia nulla, esatto. Dobbiamo fare un attimo attenzione. Tac. Ecco qui. Più che altro, esatto, stiamo avanzando in zone che magari non sappiamo dove finiamo. Allora, qui c'è da far crescere l'erbetta. Tiè. Vediamo, perché poi magari queste zone, appunto, come vi dicevo, non c'hanno... Ok, mi sa che questa era la strada giusta da fare. Magari non c'hanno nulla di particolare. Magari, appunto, c'hanno solo la spada arrugginita, c'hanno un Dijin, che quella è una cosa importante da trovare. Non ne abbiamo pochi, per carità. Però, più ne abbiamo, meglio stiamo. Ecco fatto. Ok, e qui è dove probabilmente noi dovevamo andare nel punto giusto. Mentre quella che c'era di sotto, secondo me, era la strada secondaria. Allora, di qua è una via di ritorno. Uno shortcut. No, Pierce, davvero. Dobbiamo trovargli almeno un'arma. Dobbiamo trovargli qualcosa. Spero di trovare una spada qua, a sto punto. Ok, c'è lo sbuffo d'aria. Ecco, fatto, superato. Dobbiamo fare scavo qui? No? Boh. Allora, aspetta. Proviamo a far finire lo sbuffetto d'aria. Ok, riprovaci. No, proviamo a scendere. Vuoi vedere che... Oh, ok. Ecco qua. Non so quale sia la via giusta e non so quale sia quella sbagliata al momento. Siamo in una zona che totalmente non ho idea di dove ci troviamo. No, si è sciolto subito. Mannaia. Allora, facciamogli fare lo sbuffo. Ok. Vai. Ma è piccolissimo. Devi anche aspettare che sia pieno. Oh. 3, 2, 1, vai. Vai, 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 vai. Tac e tac, a posto. Ok. Oh no, era una via di ritorno. Ma scusami. Ma come fa a essere una via di ritorno se mi metti
Madonna mia, quel colpo. Se mi metti il coso di ghiaccio per passare, è una truffa. Vabbè, in realtà non è detto, perché io ho dato per scontato, pensavo che quel sasso fosse una cesta. Ho dato per scontato che questa fosse una zona che abbiamo già visto, quando in realtà magari appunto non lo è. Madonna mia, quell'attacco è incredibile, veramente. Non... oh, ecco dove siamo. Non tanto a livello di danni, perché Megiddo spacca, ma a livello di animazione è bellissima, veramente. Dunque, essendo che siamo tornati indietro, vuoi vedere che aspetta? Forse il gioco ti fa fare proprio questa cosa qui, ti fa scendere di sotto per poi tornare qui apposta. Esatto. Vediamo se ne abbiamo il tempo, più che altro. No, no. Ecco qua, a posto. Ti fa scendere di sotto perché tu vedi il coso gocciolare, capisci che l'acqua si può congelare e poi lo fai. Geniale, è fantastico. E qua è la zona dove eravamo prima. Quindi ricolleghiamo la fune, non che al momento sia fondamentale, però facciamolo. E vediamo dove finiamo scendendo. Oh oh! Di bene in meglio qui, Ma spostamento, tac. Ma scusami un attimo. Vabbè, non faccio domande. Sta zona comunque è iper figa, veramente. Mi piace poi la divisione fra sto magma e tutta l'acqua messa qui. Allora, qui è un attimo da capire. Non possiamo buttarli sotto, anzi non si possono proprio spostare. Ok, brava Sara che sale di livello. Non si muovono proprio, quindi non sono da muovere, sono solo decorazione. Qua, secondo me, se becchiamo il soffio d'aria sbagliato, è la fine. No! Dio mio, non farlo mai più. Ecco qua. Felix, modalità ter... Dio mio, che spavento. Non so perché ho avuto un attimo di timore, ho detto che succede. Dicevo, Felix modalità Terminator che scende per la lava e fa anche così. Posso, vero? Posso pioggiarti? Ok, sì, ci è arrivato. Il punto è, posso spostarlo, anche se c'è il sasso di mezzo? Ottimo. Ogni tanto non è proprio da dare per scontate ste cose. Anche di qua, infatti. Ecco qua. Tac. Prima di avanzare da questo lato, però, andiamoci... ma... vabbè, dicevo, prima di avanzare andiamoci a prendere la cesta. Eccoci qua. Lo spero sia un'arma, io. Wow! Tutta sta fatica per una fiala del cazzo. Tutto sto effort per cosa? My day is ruined. Ok... credo... provo, non ne sono sicuro. Sì, come immaginavo. No? Ah, ok. Ok, però... ah, ok. A parte che sarebbe comunque bollente, però vabbè. Dettagli quelli. Ecco fatto. Anche questa sarebbe intoccabile nonostante gli abbiamo piovuto addosso, però. Va bene. È un gioco. Non prendiamolo troppo sul serio. Eccoci qua. Ale, ma visto che... allora, io ci avevo già pensato prima in realtà, però... no, questi no. Strano. Più scendiamo, più ho l'impressione che troveremo una lastra. Perché tu sei così fluorescente? Ok, post salvataggio. Vediamo dove finiamo. Oh, la Madonna, ma sempre più in profondità nel cuore della terra stiamo arrivando, Ed è incredibile che in realtà sia una zona che non ci richiede psicoenergie che non abbiamo al momento. E speriamo sia così ancora per un bel po', cioè nel senso speriamo che non arriviamo adesso in un punto in cui, zac, psicoenergia che non hai. No. Ah beh certo, basta che vado dritto.
Oh oh. Proverei rivelazione. Felix controlla il terreno, sembra di vedere brillare qualcosa. Cosa abbiamo trovato? La polvere stellare. Wow. Ma tutto qui, nel senso, è solo... Vabbè, che probabilmente è un oggetto raro di crafting. Probabilmente. Esatto. Però non è che magari c'è anche qualcos'altro nascosto? No? Oh, guarda un po'. Qualcosa di nascosto c'era. Non è ciò che volevamo. Vabbè, tutto qua però sembra un po' strano. Che ci fai fare tutto sto giro all'inferno per trovare... Per carità... buongiorno, un troll feroce. Dicevo, per trovare comunque, per carità, un oggetto che probabilmente è... Penso raro a questo punto. Però mi sembra un po' poco. Bene, non vedo l'ora di vedere che cosa uscirà da questo. Però mi sembra che in questa zona abbiamo fatto tutto. Io uscirei e proverei a vedere quest'altra zona, quella zona lì, se c'ha qualcosa di diverso. A questo punto escludo totalmente ci sia un Digin. Secondo me. Secondo me questa è tutta zona in cui trovi solo materiali, di cui uno è questo qui molto raro, probabilmente. E tra l'altro vorrei provare a vedere se otteniamo oggetti diversi. Secondo me questa è zona di ritorno. Esatto. Allora, calmi un attimo. Esatto. No, c'è un Digin. E vai. Mi rimangio tutto quello che ho detto. Sto zitto. E vai, di terra tra l'altro. Che è uno di quelli che ne abbiamo pochi. Ah, allora, credo di aver capito cosa dobbiamo fare. Dobbiamo spostare quello, far aumentare la pressione del vento, far cadere lui di sotto e poi andarlo a recuperare. Ok, mi rimangio totalmente di aver detto che non c'era un Digin. Ottimo in realtà, meglio così. Meglio per noi. Però dobbiamo fare attenzione ora. Esatto, aspettiamo piano piano, con pazienza. No, perché mi sono mosso? Ero sicurissimo si fosse fermato. Ero sicurissimo. Però giusto per... Vediamo se c'è qualcosa sotto l'erba. Non che mi aspettassi... Beh, aspetta. Magari c'è la colonna di ghiaccio, ma ne dubito. No, la pianta cattiva. Medaglia di gioco. Ulla. 7 medaglie, mica male. Vabbè, meglio che siamo scesi allora, dai. La fortuna nella sfortuna. Ok, aspettiamo un attimo che faccia lo sbuffo anche lui. Ecco qua. E via. 3, 2, 1. Vai. probabilmente non è questo quello giusto, è quello dall'altro lato, infatti. No, non è vero. Non è vero, in realtà è giusto quello da cui siamo caduti noi prima. Era giusto questo e saltiamo di qua. Aha. Dunque dobbiamo cadere con questo. Esatto. Non penso che fugga, però. Stavo pensando a cosa potrebbe fare questo. Secondo me tipo ci aumenta una delle statistiche. La butto lì. Vediamo con eruzione quanto facciamo. E tu hai imparato grande impatto. Bravissimo. 90. Non è tantissimo ma non è poco. Non è poco. Non a questo punto del gioco perlomeno. Cioè ha fatto meno lui con un attacco. 132 e 171. Vai, spammate attacchi ora. Forza flash. Quell'attacco è bellissimo, veramente bello. Bravo Pierce che sali di livello. E nuovo Digin di terra ottenuto. Vediamo. Come si chiamerà? Lapislazzuli. No, non è vero. Fiore. Secondo me da PS. Vediamo. Porca puttana. Allora. Quanto mi aumenti? Barbaro e non apprende niente di nuovo, ma 259 di attacco. Cioè, allora, capiamoci che Jenna in questo momento ci rivaleggia a livello di attacco. E mica ma... Allora, lei è aumentata tantissimo grazie alla staffa. Lei, senza nulla di più se non solo dei Digin, sta rivaleggiando con noi, che noi siamo boostatissimi
grazie all'arma che abbiamo citato. Cioè, capiamoci che in questo momento Jenna potrebbe tirare uno schiaffo in faccia a qualcuno e spaccargli la faccia. Vediamo queste zollettine d'erbe così abbandonate a loro stesse. Mi fanno sempre pensare ci sia qualcosa di nascosto. Oh, ci sono dei marron glacé. Quindi se quella era la zona da cui siamo appena usciti. Ok, bravo Felix che sale di livello. Vuol dire che questa zona ci porta da un'altra parte. Ah, beh, non si butta via nulla, dai. Dobbiamo fare... Allora, in realtà penso che tutti gli oggetti sepolti si vedano. Però credo che se troviamo delle altre rocce messe così, a tre in questo modo, si può nascondere un oggetto dentro. Dobbiamo tenerle d'occhio le rocce. Yup. Ecco qua. Domanda, gli oggetti craftabili? Ok, staccano l'uno sull'altro, perfetto. E direi che non c'è nient'altro da fare allora. Possiamo tornare indietro e andare al villaggio a consegnare tutto quello che abbiamo recuperato. Vorrei tanto che da uno di quegli oggetti che abbiamo appena trovato... Allora, in teoria, visto che ci ha dato i bracciali con quello d'acqua, secondo me... Solo le armi arrugginite ti danno delle armi, tutti gli altri oggetti ti danno dell'equipaggiamento. Però se c'è la possibilità che da uno di quegli oggetti ci dà un'arma, vorrei tentare a continuare a resettare se ci droppa un'arma. Perché se adesso tipo gli diamo di nuovo la goccia d'acqua e ci dà di nuovo solo il bracciale, vuol dire che ogni determinato materiale dà sempre solo quello strumento. Dunque, andiamo dal fabbro, facciamo però un salvataggio prima. Allora, vado un attimo a intuizione qua. Secondo me la pietra lacrima è dei materiali il meno raro. Nel senso, ne abbiamo già trovati due in una sola zona, ne abbiamo già trovato uno in molta precedenza. Questa già è un livello superiore, ma è un livello superiore a questo, punto. Più avanti troveremo molti di più di questo e troveremo molti meno di altri, secondo me. Dobbiamo sperare che con la lacrima ci esca qualcosa di decente, tipo un equipaggiamento. Che tra l'altro vorrei vedere, senza aver bisogno di riposare, se esco e rientro, se... No, dobbiamo far passare proprio del tempo, quindi andiamo a riposare, che tanto ci serve ora. Vediamo cosa c'è uscito col primo materiale. Ok, di nuovo il bracciale e sinceramente non mi serve. Vediamo se posso ottenere qualcos'altro. Se ci esce ancora il bracciale, mi sale il dubbio che otteniamo solo quello. E a quel punto proverei a di nuovo resettare finché non ci esce qualcosa di buono. No, di nuovo sto bracciale del cavolo. Resettiamo allora.